Ciao a tutti, sono Gianfranco Tonossi, chef dell'Osteria del Divin Porcello di Masera. Siamo qua nella sala enoteca del ristorante per proseguire la nostra rubrica di cucina in collaborazione con Di Crodo, latteria antiguariana. Il piatto che proporremo oggi è sformatino di mais e betelmat con miele di castagno. Gli ingredienti che ci servono per questa ricetta sono della pasta brisè, del betelmat, della polenta fredda tagliata da dolini, del burro di Crodo, della panna e del miele di castagno. Iniziamo a preparare il ripieno del nostro tortino. Prendiamo una noce di burro di Crodo, la facciamo rosolare bene ad alta temperatura. A questo punto aggiungiamo della polenta fredda tagliata da dolini, un buon modo anche per recuperare la polenta del giorno prima, e la facciamo caramellare bene nel burro da insaporirla. Non necessita di aggiunta di sale, niente, perché qui la polenta è già salata, il betelmat ha un suo sapore già caratteristico, dato soprattutto dall'erba mutolina che si trova nei nostri alpeggi sopra i 1800 metri. A questo punto, quando inizia a colorarsi, aggiungiamo una punta di miele di castagno, lo lasciamo caramellare e aggiungiamo il betelmat, anche lui tagliato a dadolini. Sentirete i profumi che emana sciogliendosi, proprio una sua caratteristica. Quando inizia a sciogliersi lo leghiamo con della panna. A questo punto andiamo a farcire il nostro tortino con la pasta brisè che abbiamo preparato precedentemente. La pasta brisè è un impasto composto da burro, farina, un pizzico di sale e all'occorrenza dell'acqua tiepida. Un impasto molto veloce ma molto leggero e molto più digeribile della pasta sfoglia. Riempiamo i nostri stampini con il nostro composto di betelmat, panna, miele e polenta e non ci resta che cuocerlo in forno all'incirca per 25-30 minuti a 180 gradi. A cottura quasi ultimata prepariamo quello che servirà da base per il nostro piatto. Facciamo scaldare della panna di Crodo, aggiungiamo una cucchiaiata di betelmat, lo facciamo sciogliere in modo da formare una cremina. Ci aggiungiamo del pepe. Quando risulta bello cremoso andiamo a stenderlo sul nostro piatto. Trascorsi i nostri 25 minuti di cottura, come potete vedere il colore omogeneo, andiamo ad appoggiarlo al centro del piatto e facciamo una piccola decorazione visiva con dei fiori e a livello di sapore con un velo di miele. Il nostro tortino di mais, betelmat e miele di castagno è pronto, non ci resta che assaggiarlo. E dall'Osteria del Divin Porcello e dalla latteria di Crodo Antiquariana un saluto.